Pietro. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Come stai, Pietro? Tutto bene? Un po' accaldato in verità e anche un po' annoiato. Non è stata un inizio di giornata, devo dire, decisamente noioso, anche perché quando c'è Wall Street chiusa si sonnecchia e col caldo e la noia, diciamo, non è stata la giornata più brillante della mia Ti do vita, va? ragione, ho visto questo euro-dollaro stamattina che era abbastanza frizzante, ho detto vabbè. Magari nella mattinata ci si può divertire un pochino, invece sull'indice si è stati fermi. Sì. Infatti anche fare analisi è anche abbastanza difficile. Ma ti chiedo subito di questo DAX. Ieri Sì. l'avevamo lasciato, non so se hai seguito, avevamo visto questa resistenza. A 12, che l'ha perfettamente toccata ieri, l'avevamo detto in trasmissione 12.336 nel breve, per poi essere risucchiato tutto. Adesso ci dai un consiglio per quanto riguarda Pietro l'intraday? Guarda che cioè, cosa si aspetta? Che cos'è questa conformazione che è proprio non vuol dire niente, proprio, sono proprio indecisioni in attendiste. Sì, anzitutto devo dire che sui segnali intraday sul DAX c'è chi è molto più in gamba di me, perché ho visto le tue analisi sui social e devo dire ti faccio i complimenti perché ho visto degli ingressi molto belli. Detto ciò, Grazie. onestamente Alex, oggi veramente faccio fatica a commentare l'intraday perché è un intraday fatto abbastanza di nulla, nel senso che questo movimento noioso che fornisce sostanzialmente opportunità solo a chi va per i tick. Il numero di contratti è bassissimo. Considera che da stamane sono stati scambiati poco più di 12.000 contratti sul DAX Future, che è una quantità assolutamente marginale. Quindi mi rendo conto di non essere molto televisivo quando dico che oggi, secondo me, è una giornata in cui uno veramente farebbe bene andare al mare, perché il rischio qual è? Che tu cerchi di trovare il segnale per noia. E penso che tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo fatto un'operazione per noia, no? Che ti sei attaccato avanti nel mio caso, a otto monitor e ti senti un deficiente a non cliccare mai, e allora ti decidi a. Sì, hai perfettamente ragione. È vero, è vero. Soprattutto Quindi quando. oggi. Dimmi, dimmi. Prego, dimmi. No, c'era un ritorno Dicevo. audio, prego, prego, Lori, vai, vai Sì, no, pure. dicevo in due parole, oggi è una giornata dove probabilmente la cosa migliore da fare è staccare l'USB del mouse, così uno si esercizia, no? Clicchi il mouse e non si muove, e probabilmente fare altro, perché io diciamo in questo momento sto piuttosto pensando di pianificare anche l'estate, perché probabilmente la maggior parte anche dei telespettatori fa un po' andranno in vacanza. E anche qui è necessario fare una pianificazione, nel senso che ritengo scorretto rimanere tutta la vacanza col cellulare in mano guardando i prezzi, perché noi siamo tutti un po' malati, però certe volte bisogna anche un po' contenere questa, voglio dire, questa voglia di seguire il mercato, e certe volte è opportuno costruire un portafoglio anche che necessita di una manutenzione marginale, così ci godiamo le vacanze. Le vacanze, secondo me, anche qui fanno bene, nel senso che staccare un po' la spina dai mercati è una cosa che può aumentare la produttività al ritorno. Quindi, probabilmente queste giornate un po' morte possono essere il modo, e io le ho utilizzate così per fare mente locale su quelle che potrebbero essere opportunità anche un po' più di lungo per affrontare un'estate non attaccata allo smartphone, ma magari godendosi delle ore di sollievo e come dire, di relax. È vero, è vero. Io confesso che anch'io a volte, Lore e Pietro, ci si va a magari farsi anche male perché si tenta di provare quel brivido di entrare in una giornata magari noiosa. Giustamente, tu, come hai detto te, otto schermi e non si fa nulla. Purtroppo, quando Wall Street è chiusa, si dovrebbero chiudere i mercati perché effettivamente c'è una noia mortale, anche sul lato Forex i dati oggi sono praticamente assenti, quindi cosa si può Sì, fare? guarda, ti dico, l'unica cosa che vedevo oggi è, ahimè, diciamo, il tema più caldo probabilmente è una vicenda più sportiva che diciamo di mercato, ma in qualche modo lo coinvolge perché c'è il rally della Juventus, del titolo Juventus, che in Sì. questo momento Tra è l'altro, pensa che rialzo. proprio ieri un nostro telespettatore ci ha chiesto di Juventus, no? Ed è stata la prima volta che io, da quando sono alle fonti, mi è arrivata una domanda del genere. Ho detto, chissà come mai, effettivamente c'era questa acquisizione di Cristiano Ronaldo, che oggi ha fatto il 6% il rialzo.
Che ne dici tu? Sì, diciamo due elementi, quello della news di Ronaldo, che io diciamo da tifoso di un'altra squadra non auspico naturalmente perché sarebbe un, diciamo, vinco il campionato impossibile. Che squadra tieni, Pietro? Io per il Napoli, Ah, caro. pensavo l'Atalanta, sai? Immagino che tu sei un gran tifoso dell'Atalanta, no? No, per l'altra notizia dicevi? No, la notizia invece è più prettamente grafica. Se vedi il titolo, dopo una fase molto volatile, era a contatto con una resistenza grafica che era rilevante, 0,68 centesimi. Se riesci a mostrare il grafico, è proprio il bordo superiore di questo rettangolo che ingabbiava i prezzi a partire dal 19 marzo. Ieri c'è stato il breakout, la prima rottura. E oggi c'è stata la conferma con quello che in analisi tecnica si chiama runway gap, quindi un gap, un'apertura in gap up e poi il proseguimento del movimento ascendente, grande segnale di forza, soprattutto perché accompagnato dai volumi che vanno molto oltre la norma. In questo Pietro, ti momento posso interrompere al siamo. volo un attimino? Guarda, Certo. Dax, appena hai parlato, vediamo, giusto per fare proprio gli estremisti, una possibile buy da 286, appunto, te lo stavo per dire, l'ha preso, vediamo qua, 286 era un punto che almeno in questa giornata straziante ci avevo, vediamo se da qui regge 286 Mi di future sembra, la... molto sensato e sostanzialmente il triplo minimo, la Eccolo qua. concretizzazione del triplo minimo, sì, del minimo toccato nella prima mezz'ora, poi quel minimo toccato, se non sbaglio, Sì, che era intorno avevo un alle bel 10. punticino lì. Scusa se ti ho interrotto, giusto così lo No, ma ci vediamo in mancherebbe diretta se la tiene o cosa. meno questo livello per una scalpata veloce, diciamo, dai, vediamo. Questo livello ci sta anche perché io con la coda dell'occhio ho visto come l'ha fatto, ho visto che sono entrati, se guardi, sono entrati circa 400 pezzi con uno 400 contratti con uno scambio e se vedi anche il grafico a 5 minuti evidenia che in questo time frame a 5 minuti ha fatto 618 contratti che è la quantità più elevata delle ultime 50 barre, quindi i volumi confermano. È un trade che secondo me ci stava, nel senso che perché ci promettevamo uno stop loss molto stretto, che era sostanzialmente probabilmente sotto i minimi di giornata e ha fatto proprio in apertura. Quindi ci stava, però qui è una roba da scalper. Adesso se Sì, lo sta un po' rimangiando, una cosa infatti io tendo veloce. sempre in queste situazioni a usare il break even, ecco, infatti break even preso alla Ah, fine, adesso saresti fortunatamente andato adesso è vero, è break. andato a bucare, sta andando a bucare, meglio dai una volatilità buona, diciamo che con gli spread che offrono ormai i broker DAX, assolutamente la quantità di scalper a livello break even è ottimale, no? Puoi effettuare un ordine e puoi mettere a break even subito dopo qualche punto. L'utilizzo spesso io, magari sui 5 minuti, ovviamente, non su altri. Infatti, siamo già Sì, andati io a diciamo utilizzo una break tecnica analoga che è la 2-1, cioè spesse volte entro con due contratti e sulla prima reazione veloce tendo a liquidarne subito uno, in tal modo che se vado di stop col secondo chiudo a break even, quindi diciamo doppio Sì. la size e liquido il primo contratto sul primo movimento velocissimo, perché tipicamente sui livelli chiave o c'è una reazione contraria o c'è una cioè il livello chiave, quel livello dove io dico c'è la benzina, no? Sai, la benzina quando ci lanci il cerino si accende, il problema è non riesci a capire se la fiamma va in su o va in giù, però sei certo che lì c'è una pozzanghera di benzina dove la volatilità e i volumi esplodono. Allora l'abilità è che se tu sei dalla parte giusta prendi subito lo strappo con un contratto e vai a prenderti il primo take profit, e poi col secondo, se sei dalla parte giusta, lo provi a portare su. Questa, diciamo, è il modus operandi che utilizzo io più frequentemente. Il problema è che invece quando non c'è neanche lo strappettino all'insù, ma in stop con due contratti, ma d'altra parte non c'è modo di evitarlo. Certo. Io adesso guarda, ti aspetto la chiusura di un time frame che seguo. Vediamo se non mi chiude sotto i 286, secondo, e accenna una candela leggermente rialzista. Secondo me si potrebbe entrare long. Vediamo. Infatti, vedi Primo log. che sì, io uso time frame anche non. Un po' strani, ovviamente sulla MetaTrader usa i classici sono in 5, 15, 30,
Vediamo, magari lo sto seguguendo anche sul 3 ore. Il problema, sai qual è, Alex? Che non so tu, ma io ogni volta che entro in posizione sul mercato ho sempre come benchmark un altro, no? Che ne so, se entri sul FIB, tipicamente guardi prima un po' il DAX, il Mini S&P 500, adesso essendo i future, in questo caso si guardano i future americani, essendo fermi, quella conferma che hai, cioè tipicamente entrare long con il Mini S&P che ti fa una barra, uno spike lì giù, non, è difficile che lo fai, no? Allora, non avere la conferma di un indice che utilizzi in maniera consuetudinaria già mi mette più in ansia rispetto a un'operazione standard. Quindi mi dispiace confermare la mia cosa alla prudenza, che non è essere pavidi, ma è certe volte sapere anche tenere il dito fermo piuttosto che cliccare in maniera, come dire, Sì, troppo però esagerata. E, è un appello che faccio in primis a me stesso, perché io sono il primo che io, clicca troppo. Pietro, io tendo sempre a guardare, non guardare molto, sì, diciamo, guardo, però se arriva su un mio punto importante, lì lo sente, e secondo me se arriva il DAX in un punto importante, l'S&P, lo so che comanda l'americano, ma abbiamo visto divergenze anche sui prezzi, anche perché, non so se, allora io 4 anni fa, vidi veramente un trader molto bravo che non ero comunque in Italia. Lui praticamente tentava di fare dei riallineamenti temporali, pressoché in determinati momenti della giornata su DAX ed S&P, e in quell'ora effettivamente il DAX, 8 volte su 10 andava a recuperare S&P 500, questa divergenza, ed era un arbitraggio, ed era un arbitraggio puro perché andava sempre a recuperarlo, no? E quindi io ho la cosa che se arrivo a un livello importante su DAX ed S&P va short, io se la mia tecnica è long, entro long o viceversa, si riallinerà più tardi, capito? Poi chiaro, Sì. fortunatamente abbiamo uno spread veramente basso al giorno d'oggi, nel 2018, possiamo utilizzare anche un mordi e fuggi, poi dipende che operatività hai, tu, certo. Ma guarda, Alex, io sono d'accordo con te. Però il problema che io riscontro dopo anni di operatività, sai qual è? Che tante persone si promettono il mordi e fuggi in prima battuta. Però spesso quando le cose non vanno come auspicato si innamorano, fanno fatica a chiudersi rapidamente e fanno pasticce. Allora il mordi e Certo, fuggi in linea di principio ci sta se poi ci manteniamo la promessa che ci siamo fatti quando abbiamo cliccato il sì, buy, no? lo O so, lo so. l'ingresso. E questo è il vero problema. Il mordi e fuggi è un'operatività che va benissimo, purché poi siamo coerenti con il movente che ci ha spinto a farla. Cioè se noi siamo andati sul supporto a 285 sperando che rimbalzava e ci davamo 3, 4, 10, 15 di quello che vuoi di stop, poi dobbiamo rispettarlo anche se è doloroso, no? Soprattutto se fai il Certo. taxone, prenderti 15 punti di stop in 3 minuti fa male, non è una cosa sgradevole evidentemente. Allora a questo punto uno potrebbe dire anziché fare il taxone fai il mini DAX oppure utilizzi i CFD onesti e fai così, cioè anche qua bisogna essere coerenti con quanto uno auspica fare, perché il rischio grosso è poi ti trovi incagliato in posizioni che nascono speculative e poi diventano di cassetta, e quello è il problema più drammatico per i trader principianti soprattutto. Ah, assolutamente, vero, vero. Noi stessi facciamo fatica comunque scusami, a prendere uno stop loss. Si tenta magari chi non è esperto magari a spostare lo stop loss sempre, però già sia lo spread, le commissioni per chi lavora con commissioni. Quindi è chiaro che tu già non parti a uno, parti già scompensato. Quindi questo bisogna Eh tenerlo sì. conto, però il fattore di incassare emotivamente è chiaro che ti viene da cliccare prima che dallo stop, no? È normale. È chiaro, ma poi secondo me bisogna operare anche nel rispetto delle proprie size, no? Cioè se tu hai, dico una Assolutamente. cifra, 10.000 euro sul conto, probabilmente il taxone non è lo strumento giusto che puoi fare, perché a parte che vai giusto giusto con i margini, eccetera, eccetera, ma devi prenderti uno strumento che nel caso di massimo totale di una singola operazione non intacchi in maniera decisiva il portafoglio complessivo. Quindi io non sono per utilizzare delle leve spinte oltremodo e degli strumenti che ti danno diciamo, dei ritorni Certo. importanti su capitali piccoli. Bisogna operare in accordo
con il proprio capitale, con il proprio rischio, e non spingere sempre l'acceleratore al massimo, anzi essere molto attenti nell'uso della leva. Io dico sempre che la leva è per chi ha già dimostrato di essere molto capace nel passato, è come se tu vai a giocare in Champions League senza mai aver vinto neanche il campionato di Serie B. Tipicamente la partita magari la vinci una volta in Champions League per una serie di ragioni imperscrutabili, ma alla lunga sei destinato a fallire. Allora la leva, secondo me, te la devi meritare. Sei dimostrato di essere capace 1-1, piano piano puoi utilizzarla, ma in maniera molto, come dire, prudente e soprattutto meritandola. Certo, io vedo qui, infatti, eccolo qui. Nel senso, stavo scrivendo a un amico che il target era 12.270 prima, 12.276 prima, 12.270 dopo, con la chiusura infatti sta praticamente andando, nemmeno il tempo. Bella questa chiusura, mi è piaciuta. Hai visto come ha bucato su quel time frame, sul 2 ore, mi dava uno short conclamato e l'ho voluto seguire sui 5. Bella entrata, adesso bella entrata. Prima, secondo me, target 12.270, 12.269, vediamo, ci arriviamo. Okay, sì, vediamo, adesso penso che ci arriviamo. Sì. Adesso siamo a 77, non escludo che proprio a breve ci si può arrivare. Sì, sta accelerando abbastanza. Anche qui bisogna, secondo me, fare un'analisi al volo dei titoli che lo stanno spingendo giù. Questa è un'altra, diciamo, mia caratteristica. Guardo, cioè cerco di capire se è un movimento fatto dai titoli a maggior capitalizzazione sul DAX, o piuttosto è un movimento, come dire, più diciamo generale. È importante anche capire chi sta portando su e giù l'indice sui singoli titoli, per capire se è un movimento sincero piuttosto un movimento falso. Certo, però operare, diciamo, con questa volatilità effettivamente è sempre un rischio. Proprio ieri, guarda, Pietro, io avevo visto che alla rottura dei 3.000, non so se avevi notato, avevo fatto un'analisi, 12.326, avevo visto come area di possibile rimbalzo. Anche con Arduino avevamo visto quell'area che era comunque un possibile approccio. L'ha toccato 12.000, era 12.329, perdonami, ha fatto 12.330. Io tendo sempre magari a mettere, se entro, lo spread in considerazione, no? Quindi l'ha preso per pennello, si è fatto 40 punti, ha toccato la media mobile a 20, ovviamente io non la seguo, però per chi ama l'analisi tecnica. Poi avevo una rottura che se mi doveva rompere sotto i 312, una chiusura, anche a M15, sarebbe portato le quotazioni, infatti visto che c'ho la cosa verde, 12.286, proprio lì dove ti dicevo oggi, infatti è andato lì, però non sono entrato perché comunque c'era, i destali americani chiudevano alle 13, no? Sì. Quindi c'è spesso paura magari a fare trade così. Va bene. Guarda, io come livelli chiave, se posso darti la mia, vedo come movimento di arrivo 12.265, perché rappresenta il 50% del movimento sviluppato nelle ultime due sedute, ovvero dai minimi toccati ieri a 12.117 punti, ai massimi toccati ieri alle 14 in area 12.416. Se fai la moltiplicazione di questi due e la divisione, scopri il 50% di questo movimento, che è un livello che io guardo sempre. 12.265 è, secondo me, il punto di equilibrio che in qualche modo divide long e short nelle prossime tre sedute, cioè da qui a fine settimana. Certo. Va bene, Pietro, ci riesci a dare un'indicazione sul FTSE MIB? Sì, il FTSE MIB è abbastanza, fra virgolette, semplice da analizzare. Anzitutto ti do una curiosità: in questo momento siamo esattamente sui livelli di chiusura del 2017.
Che cosa vuol dire questo? Che sostanzialmente in 129 sedute, che sono le sedute che abbiamo vissuto nel corso del 2018, non è successo nulla. Cioè, se tu chiudevi gli occhi il 29 dicembre 2017 e li riaprivi adesso, ti trovavi col FTSE esattamente sullo stesso livello di apertura. Quindi, che cosa vuol dire? Tanto rumore per nulla. Il mercato è sostanzialmente venuto su e giù, ha fatto 4 mesi negativi, 2 positivi, con grande volatilità, soprattutto gennaio e maggio sono stati mesi volatili, ma poi alla fine siamo rimasti lì. Siamo rimasti lì soprattutto in questo movimento rettangolare che ingabbia i prezzi a partire dalla candela del 29 maggio, quindi siamo sostanzialmente a 30 sedute in questo movimento laterale. 21.000 punti è il livello della base di questo rettangolo e l'altezza è 22,4, quindi da 30 sedute ci muoviamo in 1.400 punti. Che cosa dire? Che fin quando siamo in questo box, secondo me l'operatività più opportuna è comprare sulla base del box, quindi fascia 21.000, e liquidare nella parte superiore del box. Qualora invece il mercato esca, è auspicabile per tutti noi, se no ci annoieremo tutta l'estate da questa fascia laterale, finalmente tornerà la volatilità e la direzionalità. Io ritengo che 21.000 punti possa essere un livello che regga per l'estate. Perché lo dico? Perché vedo che sui titoli di Stato, sul BTP, la tensione si è placata. Il Matusalem in questo momento quota ben sopra gli 87 punti, che è una quota di abbastanza serenità, quindi quella tensione sui mercati sui titoli di Stato non c'è più, e quindi a meno che non torni, mi aspetto che 21.000 regga. In qualche modo tutta la vicenda della guerra di dazi America-Cina rimanga come dire, in una fase di controllo, penso che 21.000 possa reggere per l'estate. E questa, come dicevo, potrebbe essere l'opportunità magari per mettere in portafoglio titoli di qualità, titoli che in qualche modo possono dare soddisfazioni. Me ne viene uno in mente tipo Mediobanca, che è un titolo che da inizio anno sta soffrendo tanto, secondo me in maniera anche abbastanza ingiustificata. E quindi probabilmente una Mediobanca a 8 euro potrebbe essere una buona idea anche per chi ha portafogli più di medio-lungo termine. Va bene, Pietro. Io, Pietro, grazie per questa chiacchierata. Oggi comunque Grazie ci siamo divertiti un po' a parlare di operatività, che credo faccia sempre piacere.